Dopo quattro sconfitte consecutive, finalmente l'Amatori Catania è tornata alla vittoria domenica scorsa contro i Gladiatori Sanniti, ma adesso urge necessariamente continuità, quindi un'altra vittoria. L'appuntamento il 7 marzo contro il Rugby Riviera. L'Amatori Catania sta risalendo la china nella classifica. Domenica scorsa i Gladiatori Sanniti in casa propria sono stati colpiti e affondati. Sì, diciamo che finalmente siamo usciti da un incubo incredibile, perché inaspettato sono arrivate queste quattro sconfitte immeritate. È nata di nuovo il cuore Amatori e la forza Amatori, perché veramente siamo arrivati a una partita che era delicatissima dentro fuori praticamente, perché perdendo questa partita ci trovavamo noi inguaiati di più, anche perché questa squadra sì è stata fatta per rimanere nella categoria, ma neanche per soffrire in questo modo, sinceramente, anche perché per i giocatori che ci sono e i giovani che stanno crescendo non meritiamo questa posizione. Il fatto sta che ogni fine partita ricevevamo complimenti da pubblico, giocatori avversari, però non portavamo mai nulla. Siamo con l'autore di una delle tre mete realizzate la scorsa domenica contro i Gladiatori Sanniti, Jonathan Strazzeri. Allora, finalmente questa vittoria è arrivata. Beh sì, ci stava dopo quattro sconfitte consecutive, che dire, è stata meritata soprattutto dopo l'impegno di tante settimane di duro allenamento. Siamo andati abbastanza bene, abbiamo costruito il gioco, abbiamo imposto il gioco, così sottomettendo tra virgolette gli avversari. Andrea Ferrara, ci spostiamo, terza linea, questa vittoria l'abbiamo detto ci voleva, però le precedenti quattro sconfitte forse erano davvero troppe per questa squadra. Sì, erano davvero troppe, anche perché non tutte meritate, meritavamo qualcuna di vincerla, per negligenza nostra abbiamo purtroppo perso, però dovevamo necessariamente vincere, era l'obiettivo, e cercare di continuare questa striscia positiva per non essere risucchiati alle zone basse della classifica. Se mi permetti, Massimiliano, quanto brucia quest'anno il fatto che i gregoriani siano in vetta alla classifica? No, guarda, non mi interessa proprio, ma non lo dico, mi fa piacere per loro. Loro hanno costruito, hanno speso dei soldi, l'hanno dichiarato loro stessi per arrivare fra i primi tre posti. Stanno ottenendo quello che ottengono, cioè quello che chiedevano dai giocatori, la dirigenza. Mi fa piacere però, ma non me ne frega nulla, sinceramente. Noi dobbiamo fare il nostro cammino, appunto, vincere più partite possibile. Che rapporto c'è con gli ex Amatori che sono adesso al San Gregorio? No, ottimo, ma con tutti i giocatori ottimo, tranne con qualcuno che purtroppo, essendo vecchio, non capisce che il rugby è cambiato, e allora continua a fare stupidaggini. Vabbè, ma ci sta, perché alla fine per quello che era è rimasto, non è migliorato purtroppo, questi personaggi non sono migliorati. E poi ripeto, noi dobbiamo continuare, non so, vincere tutte le partite e rovinare il campionato a tutti quelli che ci vengono davanti ora.